Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Ma la politica è il modo in cui le comunità, gli uomini cercano di organizzare la vita insieme, collettiva. E in questo organizzare la vita collettiva, secondo me, la politica si dovrebbe occupare di guardare all'immediato, ma soprattutto di costruire il mondo che verrà. Per cui la politica è forse una delle arti più nobili che ha inventato l'uomo per organizzare la vita, fondamentalmente. Dunque, qual è il futuro della politica? Questo è un po' più complicato, perché quello che abbiamo detto prima ha funzionato grosso modo da Aristotele ad oggi, come è riportato anche nell'incipit dell'edizione di quest'anno di Lector. Attualmente la politica non vive un grandissimo momento, in Italia diciamo è ancora peggio da questo punto di vista, per cui il futuro della politica è difficile da decifrare. In questi 4 giorni di Lector ci stiamo interrogando su questo, penso che però il futuro un possibile futuro della politica passi attraverso una responsabilità individuale di ognuno di noi, e che metta però a servizio questa presa di coscienza e questa consapevolezza, che lo metta a servizio di un progetto collettivo. E credo che il futuro della politica non possa che risiedere quindi in un impegno rinnovato di ognuno di noi alla vita delle nostre comunità, partendo dalle comunità più piccole. Grazie e buon appetito.